Buonasera cari amici, oggi 31 gennaio 2018, questa è la terza edizione della nostra rassegna stampa. Ricordo a tutti che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Elezioni: Berlusconi affaticato dallo stress per le liste sospende la campagna elettorale. Lui dice sto benissimo. A riferirlo è Repubblica, che racconta di come lo staff dell'ex presidente del Consiglio sia stato costretto a cancellare anche la sua partecipazione di stasera Porta a Porta. Il diretto interessato, però, al telefono con l'agenzia ANSA e poi con il Corriere della Sera smentisce. Il nonno sa benissimo, dice, farà vedere i sorci verdi a tutti. Al netto delle condizioni di salute, dietro alla decisione dello stop c'è la tensione legata alle polemiche con gli esclusi e i paracadutati di Forza Italia. Movimento 5 Stelle, malumori per esterni, ex PDL e PD. In Lombardia, mail bombing, attivisti contro Carinelli. Capolista dove non risiede. Le eccellenze volute per i collegi uninominali hanno curriculum di militanza o vicinanza con altri partiti che stanno facendo discutere all'interno. Problemi anche al nord. La deputata uscente, secondo un'interpretazione del regolamento, è finita da non residente davanti al consigliere regionale Buffagni, che ora rischia di non essere eletto. La mail bombing degli attivisti che lo difendono e lui dicono: io non sono un paracadutato come quelli del PD. Conti pubblici, Amato dice prelievo forzoso non esiste. Elezioni non bastano le tre opzioni della schedina, ne servono quattro. Per l'ex Premier tutto dipende dalle forze dei partiti non populisti e dal fatto che trovino al loro interno la forza di fare quello che devono. Se non è la migliore delle ipotesi, capiterà come in Grecia, dove il più credibile è stato Syriza, che era il meno credibile. Macerata, donna fatta a pezzi e rinchiusa in due valigie abbandonate, il corpo della 18enne Pamela Mastro Pietro. Il cadavere è stato ritrovato a Pollenza nel maceratese davanti al cancello di una villa. Un passante ha notato i trolleri e ha allertato i carabinieri, che hanno appunto fatto la macabra scoperta. La ragazza si era allontanata giorni fa da una comunità di recupero di Corridonia. Consip, scafarto, dice: non ho taroccato l'informativa su Tiziano Renzi, ma chi lo avvertì che era intercettato? Il maggiore dei carabinieri sotto indagine per depistaggio è interdetto appunto per un anno, parla ai cronisti al termine dell'interrogatorio di garanzia. Il 7 dicembre 2016 Roberto Bargilli, autista del camper di Matteo Renzi, chiamò l'imprenditore Carlo Russo, invitandolo per conto di Tiziano Renzi a non chiamare più il babbo. Eravamo in tre a sapere che era stato intercettato. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa, scusatemi. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.